corso interattivo di pesca a spinning in mare. Si è appena conclusa la prima edizione di questo corso, anche un po' sperimentale, di pesca spinning in mare, e interattivo perché mette in contatto il web, i social di Planet Spin, come il canale YouTube, Facebook e WhatsApp, con degli amici che abbiamo conosciuto tramite il web interattivo, anche perché tramite questi canali social si è creata un'interazione durante il corso, altrimenti ecco, anche per me non avrebbe avuto senso dedicarmi nelle live. Quindi nel momento in cui ci siamo collegati c'è stato questo scambio di informazioni e è stata davvero una cosa molto molto interessante, che ha visto anche il coinvolgimento di persone di un certo calibro nel mondo della pesca a spinning e non solo, come Paolo Germani, che ringrazio nuovamente, e Roberto Ripamonti, che è un po' la storia della pesca in Italia, che tanti di voi sicuramente conosceranno. Questo corso è stato tra i primi in Italia ad essere realizzato, se non il primo, che io sappia. E che cosa abbiamo fatto durante questi corsi, durante queste serate? Abbiamo elencato, abbiamo approfondito la conoscenza di quelli che secondo me sono i punti fondamentali da considerare ogni volta che decideremo di andare a pesca. I punti fondamentali sono un po' quello che è la base a cui ogni pescatore deve fare riferimento durante le sue uscite. Abbiamo parlato dei predatori, abbiamo parlato degli spot, approfondendo la conoscenza di quelli che sono anche gli habitat che noi possiamo trovare durante le nostre sessioni di pesca, per cui i porti, le spiagge, abbiamo parlato delle foci, delle scogliere e di come affrontare questi spot in relazione anche alle condizioni meteomarine che potremmo trovare durante le nostre sessioni di pesca. A questo abbiamo aggiunto anche delle conoscenze basilari sull'attrezzatura che noi possiamo utilizzare sulle canne, sui mulinelli, sui fili, e abbiamo fatto inoltre un approfondimento sulle esche artificiali, quante ne esistono, quando utilizzarle, come utilizzarle, perché utilizzarle, e poi abbiamo fatto anche una prima diciamo infarinatura su quelle che sono le tecniche di recupero standard. Però ecco, per completare quello che è il nostro programma, siamo passati dalla teoria anche alla pratica. Abbiamo fatto delle sessioni di pesca sui vari spot, affrontando la spiaggia, affrontando la foce, affrontando la scogliera, affrontando il porto, e in queste sessioni di pesca abbiamo toccato con mano quelle che sono anche le potenzialità di questa tecnica di pesca. Abbiamo fatto cappotti, ma siamo riusciti anche a fare delle catture. Allora ragazzi, siamo alle battute finali di questo nostro corso interattivo di pesca spinning in mare. Oggi è il giorno che abbiamo diciamo scelto per farci anche una pescata insieme, quindi siamo scesi dalla parte teorica, la parte virtuale, la parte web, alla parte diciamo della pesca praticata, quindi dalla teoria alla pratica, e con grande soddisfazione vi mostro anche quello che è il mio risultato della battuta di oggi, almeno fino a questo momento. Faccio vedere una bella spigola, ecco, che testimonia che qualcosa di buono abbiamo fatto durante il corso. Quindi do appuntamento a tutti gli amici per la prossima edizione, sperando di divertirci nuovamente come questa, e che tanti nuovi amici possano anche avvicinarsi ed appassionarsi alla pesca spinning in mare. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi! Siamo amici di Planet Spin, sono la testimonianza, la prova provata che questi corsi funzionano. Questa cattura è dedicata tutta a Luigi, perché mi ha spiegato lui dove lanciare, quale artificiale usare, il momento giusto, come muoverlo, e alla fine se segui le regole, la teoria, i risultati arrivano. Grazie. Per cui ecco, penso che questo sia come primo corso sperimentale interattivo di pesca in mare, ecco, sia stato un obiettivo raggiunto, anche perché
non è soltanto la pesca il nostro obiettivo principale, ma anche quello di creare un legame di amicizia tra i partecipanti, la condivisione delle proprie esperienze che abbiamo avuto durante questi incontri, sia via web che sui posti di pesca. E questo è l'obiettivo che penso sia la cosa più importante, l'amicizia. Per cui ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi che hanno seguito questo primo corso e anticipo che ce ne sarà un altro a febbraio. Vi invito a visitare i canali social di Planet Spin, quindi il canale YouTube, il sito internet, i gruppi Facebook, oppure potete entrare nel gruppo WhatsApp contattandomi in privato per avere informazioni sulla seconda edizione di questo corso interattivo di pesca spinning in mare. Ringrazio nuovamente tutti voi che avete seguito il corso e tutti coloro che stanno vedendo questo video, e vi do appuntamento al prossimo evento in programma qui su Planet Spin. Nel frattempo lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!